Ciao a tutti, questo è il primo video di una serie dedicata alle grandi salite del ciclismo con degli itinerari che ho pedalato personalmente e che vi voglio consigliare per percorrere le strade più famose delle grandi corse tappe e iniziamo subito con quella che è considerata da molti il re delle salite, cioè il Passo dello Stelvio. In questo giro l'ho inserito in un giro che contiene anche il Passo dell'Umbrail. E quindi vediamo subito da dove partire e come è fatto il giro. Il punto di partenza d'arrivo è Bormio, che è in fondo alla Valtellina. Come vedete qui sulla mappa, si può arrivare comodamente da ovest facendo la Valtellina, quindi da Milano, Lecco, tutto il Lungolago e poi Sondrio, e poi si arriva da questa direzione, dalla Valtellina. Oppure se provenite da est, passando per Brescia, Edolo, e quindi si arriva da qui il lago di Iseo, la strada statale 42, poi si prende la strada 39 dell'Aprica e si sbuca a Teglio, Tirano e quindi si prosegue sulla Valtellina. Vediamo quindi il giro come è fatto sulla mappa di Alltrails. Ecco, l'ho già tracciato su Alltrails, si parte da Bormio. Poi si sale sulla strada del Passo dello Stelvio da Bormio, che è comune con il Passo dell'Umbrail, che come vedremo è semplicemente la prima parte dello Stelvio, quasi tutto diciamo lo Stelvio dal versante di Bormio. Si continua a salire fino all'ultima cantoniera. Qui c'è il bivio, si scenderà in Svizzera, nella Val Monastero, dalla discesa del Passo Umbrail. Arrivati in fondo si prosegue nella Val Mulstein, si rientra in Italia, si svolta poi a destra verso Glorenza, Prato allo Stelvio. Da qui inizierà la salita dello Stelvio, il versante più nobile, più lungo, dall'Alto Adige, che sono quasi 25 km, con i famosissimi tornanti alla fine, estremamente spettacolari, che ci porteranno fino in cima al Passo dello Stelvio. Da qui scenderemo direttamente a Bormio. Punto di partenza, quindi è Bormio, entrati in paese c'è il bivio principale che è impossibile sbagliarsi, è perfettamente indicato verso sinistra, si prosegue verso lo Stelvio, dove dobbiamo andare noi. La prima salita che affrontiamo è quasi tutto il Passo dello Stelvio da Bormio, si arriva fino al bivio dell'Umbrail, detto anche Giogo di Santa Maria, praticamente si arriva fino al chilometro 18 e 700. Questo punto, come vedete, è una salita che ha alcuni tratti non eccessivamente impegnativi, ma soprattutto nel tratto iniziale e centrale degli strappi abbastanza fastidiosi, anche oltre il 10%, soprattutto dopo il decimo chilometro, dove iniziano le piccole gallerie. Allora, sono piccole gallerie perfettamente illuminate, quindi non è necessario dotarsi di far chiaramente. Recentemente sono stati messi dei semafori in modo che chi prosegue in discesa deve fermarsi e dare precedenza a chi sale. Comunque sono gallerie sufficientemente larghe per il transito anche di autobus, quindi non creano nessun problema. La seconda salita invece è il Passo dello Stelvio del versante di Prato, quindi Alto Atesino, come vedete è molto più lunga e anche più regolare, però è una regolarità, come vedete, che veramente distrugge le gambe se si sbaglia ritmo, perché è una salita che richiede circa 2 ore per un ciclo amatore mediamente allenato e soprattutto fatta dopo la salita precedente, e dopo trafoi si inizia a sentire la vera pendenza tipica dello Stelvio, che è sempre sopra l'8% e non molla veramente mai mai mai, è molto regolare, non ci sono tratti dove si respira, cioè bisogna impostare un ritmo, vi consiglio che riuscite a tenere per tanto tempo un ritmo del medio. C'è qualche punta al 10%, soprattutto nella parte finale, ma mai pendenze veramente superiori, veramente estreme. È una salita veramente impegnativa, però perché è estremamente lunga. Vi faccio vedere anche il pezzo che si fa in discesa verso la Svizzera, verso Santa Maria in Monastero. Si scende appunto dal bivio del Giogo di Santa Maria che abbiamo visto dalla prima salita. Questa discesa è stata recentemente completamente asfaltata perché il pezzo inferiore
fino a 5-6 anni fa era ancora in sterrato, comunque tenuto molto bene, era fattibile lo stesso, ma adesso è perfettamente asfaltata tutta, una salita piena di tornanti, tecnica, non è velocissima. E sicuramente divertente, la strada è tenuta bene secondo gli standard svizzeri, chiaramente è una bella discesa divertente. Vediamo quindi un po' i punti particolari del percorso. Abbiamo visto il punto di partenza, questo è il bivio Gioco Santa Maria, in questa posizione siamo qua. Questo è il bivio Gioco Santa Maria, dove girando a destra si proseguirebbe verso il passo dello Stelvio, ma noi si proseguiremo quadritti verso l'Umbrail, e qui nel giro di pochi centinaia di metri si scollina e si scende in Svizzera. Qui è il passo dell'Umbrail. Alla fine della discesa del passo dell'Umbral si arriva in questo bellissimo paesino che è Santa Maria il Monastero, chiaramente indicato verso destra la direzione Merano Mustair, e si gira a destra e si rientra in un fondovalle molto veloce, in falsopiano discesa con qualche vallone che riporta velocemente in Italia. Alla fine di questo, diciamo, stradone veloce, si arriva a Glorenza. Appena prima si gira a destra, chiaramente indicato passo dello Stelvio, in modo da accorciare il percorso e arrivare direttamente a Prato dello Stelvio, tagliando qualche chilometro di inutile pianura. Arrivati a Prato dello Stelvio, chiaramente indicato, si gira verso destra per il passo dello Stelvio, e nel giro di poche centinaia di metri all'uscita del paese inizierà la salita dello Stelvio. Vi faccio vedere questa vista, qui si è l'ultimo, diciamo, posto di blocco che viene chiuso fino a che la pulizia della neve invernale non è stata completata. Da qui in poi non ci sono più case, e qui è il punto dove si vede per la prima volta tutti i tornanti che mancano ancora alla fine, che sono tutti su questo lato, e poi tutti questi, e qui in cima è il passo dello Stelvio. Quindi arrivati qua veramente ce n'è ancora tanto da fare, ancora 6 o 7 km, quindi sappiate bene dosare le energie. In totale, quindi, il giro è composto da due salite. La prima salita è il passo dell'Umbrail da Bormio, che praticamente ricalca per la sua interezza i primi 18 km e mezzo del passo dello Stelvio da Bormio, con 1375 metri di dislivello. La seconda è il passo dello Stelvio da Prato allo Stelvio, e sono quasi 25 km, 24,9, con 1904 metri di dislivello, come vi ho detto, senza praticamente un attimo di riposo, arrivati da Trafoi in poi. In totale sono 99 km, partendo dal centro di Bormio, e 3300 metri di dislivello circa. Naturalmente, come vi ho fatto vedere, arrivati al bivio dell'Umbrail, al bivio Gioco Santa Maria, c'è l'opzione di arrivare fino in cima allo Stelvio, che sono ulteriori 3 km di salita con 290 metri di dislivello, e completare quindi la salita dello Stelvio da Bormio, per poi riscendere questi 3 km e continuare a scendere verso Santa Maria in Monastero, per così dire di aver fatto il doppio Stelvio nello stesso giro. Si aggiungono 290 metri di dislivello e 3 km di salita e 3 di discesa, si arriva quindi a 105 km. Se quest'estate siete allenati e volete fare questo giro, ve lo consiglio veramente, è estremamente bello e appagante. Mi raccomando, alimentatevi bene, bevete, ci sono fontane sulla salita del Prato dello Stelvio da Bormio. C'è una bellissima fontana nel paese di Santa Maria in Monastero, proprio sulla sinistra del bivio che abbiamo visto, di questo bivio. Eccola. Con un po' di allenamento vedrete che riuscirete a farlo, e magari fermandosi a fare qualche foto, perché il paesaggio merita davvero. Quindi per questo itinerario è tutto, rimanete collegati al canale e iscrivetevi, in modo che potete seguire i miei prossimi video e i miei prossimi itinerari. Ciao a tutti e arrivederci al prossimo video.